ladro deve essere qui intorno. Forse si è sposto qualcosa. Di Caste, che cosa ci fai da queste parti? Inseguo una ladra. Si direbbe che tu abbia rubato la pietra di Neocle. Io sono Melitta. Sono una biologa ambientale, non una ladra. Neocle non ha alcun diritto su una fonte d'energia naturale come questa. Ti dai parecchio da fare per una semplice pietra. Sei di Caste e non hai idea di cosa sia la fonte d'energia. Non hai intenzione di investire nel futuro delle nostre risorse. È semplice. Metti la pietra nel dispositivo di Neocle e sistemeremo i fiori. Non è la prima volta che Neocle tenta di bilanciare la popolazione floreale. Quando sono stati colti troppi fiori e le api hanno iniziato a morire, ha provato a impollinarli artificialmente. E quando ha iniziato a farlo, il suolo ha iniziato a impoverirsi. E quando il suolo... Sì, ho capito. Ma allora tu come sistemeresti i giardini? Non farei nulla. La natura ha provveduto a se stessa per eoni. Neocle... Melitta! Sei sempre stata diffidente verso questo progetto. Per te la civiltà non ha alcun impatto sull'ecosistema. Continuare a ripetere la stessa azione e aspettarsi risultati diversi è follia. Quando accetterai che la tua ipotesi è fallimentare? Fallimentare è inesatto. Ho semplicemente corretto la mia teoria dopo aver ottenuto risultati inattesi. Basta litigare, tutti e due! Hai ragione. Volevo distruggere la fonte d'energia per porre fine a questo progetto una volta per tutte. Ma la decisione spetta a te, Di Caste. Il progetto su cui lavorava Neocle è importante per il futuro di Atlantide. Dammi la pietra. Spero tu sappia quello che fai. Grazie. Questa alimenterà la sostenibilità di Atlantide per secoli. Prima o poi... Anche i cinici come Melitta lo capiranno, finalmente. Però fai attenzione. C'è ancora da lavorare sulla tua teoria. Hai fatto la cosa giusta per tutta Atlantide, Di Caste. Fidati di me. Ti prego, fammi l'onore di riportare la pietra al dispositivo. Presto i giardini di Atlantide guariranno.
I giardini sembrano rigogliosi e pieni di fauna. Chi impugna il bastone deve saper prendere responsabilità. Ti ascolto, Aletheia. Penserai che io sia pazza, ma sono una persona responsabile. Πότε θα τον πρώτη σχήρα. Που κρύβανε ο σκάλι και οπότε εις αυτή δώσαμε το χρέος μου. Πότε.